C'è uno studio che è stato commissionato dal Centro Studi Pietro D'Abbano e che è stato eseguito dall'Università di Padova, con un successivo lavoro pubblicato su una rivista scientifica internazionale, che ha dimostrato che durante il soggiorno termale nelle terme di Abano e Montegrotto si aveva un innalzamento delle beta-endorfine. Beta-endorfine che sono sostanze presenti nel nostro organismo e che sono degli elementi antistress che entrano in campo quando il livello di stress è eccessivo. Questo aumento delle beta-endorfine non solo si aveva durante il soggiorno termale, ma si prolungava anche dopo il soggiorno termale per un periodo di tempo limitato. Questo fa sì che il soggiorno all'interno dell'ambiente termale non solo sia positivo per quello che è l'ambiente stesso, quindi l'amenità dei colli euganei, ma contemporaneamente sia legato sicuramente alla balneoterapia e alla fangoterapia, cioè agli elementi minerali termali che probabilmente, anzi quasi sicuramente, stimolano queste beta-endorfine. Possiamo dire fanghi e bagni di Abano e Montegrotto contro lo stress, e non è un discorso pubblicitario, ma è un discorso legato veramente a un dato scientifico. Soltanto in questa località noi abbiamo delle caratteristiche idrogeologiche particolari per cui la temperatura dell'acqua e la maturazione del fango sono certificati ed estremamente e scientificamente attendibilissimi. E non solo, ma ogni albergo in questa località è uno stabilimento termale, quindi viene evitato, passatemi il termine, quello stress di spostarsi dall'albergo allo stabilimento, e questo a tutto vantaggio del nostro organismo. E ancora di più, soltanto le acque minerali di Abano e Montegrotto hanno avuto il riconoscimento di questo effetto sulle beta-endorfine. Quindi direi senz'altro fanghi e bagni contro lo stress. Fanghi e bagni contro lo stress perché non solo aiutano l'organismo a recuperare, ma mantengono nel tempo questo recupero. È estremamente importante ricordare questo, perché questo significa che anche periodi di tempo magari non prolungati all'interno dello stabilimento termale possono poi avere un riflesso positivo nei mesi successivi. Una settimana di soggiorno nello stabilimento termale sicuramente è sufficiente per avere un effetto antistress. La cosa importante è che questa settimana venga ripetuta più volte nell'arco dell'anno. 3-4 volte nell'arco dell'anno sarebbe ottimale. Questo consente di migliorare la propria situazione in quei 7 giorni, mantenere il miglioramento nel tempo successivo e riprendere nuovamente un recupero dopo 2 o 3 mesi dalla settimana che abbiamo trascorso alle terme.